Sete di terra, questo è il nome che ho dato alla mostra che terrò nel mio studio dal 25 al 26 di marzo e l'1 e il 2 aprile. Sono 4 giorni dove espongo un gruppo di opere che parla in una maniera un po' diversa della primavera, puntando un occhio anche sul lato nascosto della primavera. In una riflessione di Carl Gustav Jung vi ha scritto: guardate questi prati pieni di fiori, di colori, di profumi. Ecco, non potete immaginare quali guerre si svolgono all'interno di questi prati. Insetti che si massacrano, si fanno a pezzi per conquistare dei piccolissimi territori, no? Sete di terra, infatti, è un titolo che può essere letto in maniere diverse. Uno può essere la sete di conquista che ognuno di noi ha, o anche di prevaricazione, questo per andare incontro ad un miglioramento delle proprie condizioni. Un'altra lettura può essere la sete che la terra ha delle nostre sostanze nutritive corporee per rinnovare la sua stessa natura, per creare nuovi figli, generare nuove forme, no? Che poi tornano subito sul banco del macellaio per rinnovare altre forme, eccetera, eccetera, in un continuo creare, distruggere, compulsivo. E questa riflessione di Carl Gustav Jung mi ha colpito molto perché mi è sembrato quasi immediato trasporre questo pensiero anche al genere umano, che tutto sommato, nonostante non hanno la forma di un insetto o comunque di un animale, hanno comunque, secondo me, secondo il mio modesto parere, alcuni impulsi, come dire, un po' predatori, no? Basta vedere le guerre, le battaglie che si sono svolte nella storia. E queste opere parlano un pochettino di questo, no? Di questo istinto che ci porta a noi come genere umano a scontrarci gli uni con gli altri in una maniera spietata. E il pensiero è: ma non è che la natura stessa ha messo questo germe, questo istinto, no? In ogni essere in modo che, scontrandosi, arrivi il prima possibile alla sua stessa distruzione, in modo che la natura abbia di nuovo il prima possibile materiale utile per creare nuove forme di vita? Diciamo che alla larga questo è il pensiero che ho avuto e che ho voluto introdurre nelle mie opere. Infatti, quando le vedrete, fiori, foglie, piante e poi anche figure di persone che combattono, però dello stesso colore dei fiori, come se già ne facessero parte o che comunque contribuiscono vabbè, alla bellezza di questo creato, no? Quindi quando questa è una riflessione che porta a vedere un fiore, la crescita di una pianta, di un germoglio, però in una maniera un po' diversa, no? Anche con il suo contrapposto, perché quello di cui si nutre una pianta così non è sempre detto che, anzi, è sempre detto che sia un corpo o comunque dei resti di un combattimento truce, no? Spero di essermi spiegato perché non è molto facile spiegare questa cosa, però spero che si sia capito. E in questa mostra i colori non mancano, anzi tendono forse anche un po' a coprire il significato delle forme, no? Di quello che dicono le forme, ma è quello che voglio ed è quello che effettivamente fa anche la natura stessa. Va bene, vi lascio ad un video dove vi faccio vedere come ho proceduto nella creazione di queste opere. Ciao.